Oggi ci troviamo nella sagrestia costruita, edificata dalla famiglia Zoglio, una famiglia nobile reggiana, e l'abate stesso del capitolo di San Prospero divenne poi vescovo di Comacchio e ha lasciato tracce di questi interventi alla base delle crociere che si trovano in questa cappella. Questa è una cappella di fine 400, in un tardo gotico tardivo, purtroppo ancora qua le fasi rinascimentali, che a Firenze già avevano raggiunto il massimo sviluppo, non avevano ancora raggiunto la città di Reggio. Come vedete, la cappella è formata su quattro lati da panche intarsiate, con anche le poggiaschiene intarsiate dalla scuola rodese, mentre i quadri che trovate attorno alla sagrestia sono tutti dedicati a Sante Crisante ed Arie, patroni di Reggio Emilia. Questa è una delle sagrestie, una delle quattro sagrestie che ci sono qua alla cattedrale, per accogliere non soltanto quindi il capitolo dei canonici, ma anche tutti i sacerdoti reggiani che qua si ritrovano nei momenti più importanti per le liturgie della diocesi e che coinvolgono tutto il popolo cristiano. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Todo es silencio y silencio.
Così, il profeta Isaia, all'inizio del capitolo 9 del suo libro, che nella liturgia ambrosiana viene letto il giorno di Natale, presenta il mistero dell'apparizione della grazia di Dio tra gli uomini. E così, la Chiesa presenta il mistero del Natale nel giorno della sua celebrazione. Luce tra le tenebre, luce che rifulge in terra tenebrosa. Anche il Vangelo, che viene letto durante la messa del 25 dicembre, descrivendo l'apparizione degli angeli ai pastori, dice: «La gloria del Signore li avvolse di luce». Queste parole, luce tra le tenebre e luce che rifulge in terra oscura, evocano molte cose. Sono metafora e simbolo di molte realtà. Per la liturgia che proclama queste parole, per tutti gli uomini, quella di cui parla il profeta è la luce di Dio che rifulge nelle tenebre del peccato, in quello stato di oscurità in cui l'uomo si trova e che gli impedisce di conoscere Dio, di conoscere se stesso e di conoscere il proprio futuro. Le tenebre, dunque, ricoprono la terra. Nebbia fitta avvolge le nazioni. Sono le tenebre della paura di credere, della paura di affidarsi all'amore di Dio Padre. È la nebbia di una competizione sfrenata che non fa più vedere il volto del fratello. Se si volesse esprimere in maniera forse ancora più prossima a noi, oggi, che cosa significano queste tenebre? Che cosa si intende per questa situazione di oscurità nel nostro momento presente? Penso che si potrebbe caratterizzare, tra tante altre realtà, come una situazione di diffidenza, di non fede, di diffidenza generalizzata, diffidenza che serpeggia un po' ovunque. Dietro questa parola che usa la scrittura stessa per definire la situazione di peccato dell'uomo stanno molti aspetti che fanno parte della nostra esperienza quotidiana. La paura che un uomo ha dell'altro uomo, le paure, i timori della città, le paure di essere aggrediti, assaliti, la paura di essere giocati, la paura di un altro più furbo che entra nelle nostre case, nei nostri affari e ce li scompiglia. E poi, in una visuale più ampia ancora, la paura del futuro, a cui si associa anche, per alcuni talora, la paura di vivere e per altri la paura di dare la vita. Questo timore, questa diffidenza che costituiscono la nostra situazione di oscurità possono anche divenire o esprimersi come paura di Dio, quella paura che per primo Adamo ha provato nel giardino dell'Eden dopo la colpa, la paura di un Dio che ci rimprovera, la paura di un Dio che ci rinfaccia i nostri egoismi e il nostro peccato. In mezzo a queste tenebre che tutti ben conosciamo, il profeta Isaia, in un'altra pagina caratterizzata dalla simbologia della luce e delle tenebre, intuisce e grida con commozione che a Gerusalemme sta per spuntare la luce. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Attratti da questa misteriosa luce che è Cristo, i popoli si incamminavano verso Gerusalemme, questa città santa, immagine di Gesù e del Messia, contempla con gioia il pellegrinaggio universale dei suoi figli dispersi, che convergono da ogni parte della terra per proclamare la gloria del Signore, per servirlo e adorarlo, per vivere felicemente da fratelli, senza guerre, senza rivalità e senza sfruttamenti. Corta.
che mi niño ya viene. Nella liturgia ambrosiana è presente durante il tempo di Natale un'altra lettura dal libro del profeta Isaia, il capitolo 60, che viene letto durante le celebrazioni dell'Epifania. È un poema escatologico, cioè che riguarda i tempi ultimi, un poema denominato anch'esso dall'immagine della luce, che si potrebbe intitolare Inno alla luce che viene, oppure Inno alla luce dei popoli. Questo canto comincia con una esortazione. Alzati, rivestiti di luce. Nel testo originale ebraico, questo rivestiti di luce è una sola parola. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. Qual è dunque la ragione di questo farsi luce, di questo illuminarsi a cui sprona il profeta? Il motivo viene ripetuto ben 4 volte. Rivestiti di luce, perché viene la tua luce, perché la gloria del Signore brilla sopra di te. Su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Dunque, la ragione di questo farsi luce è il venire del Signore. Da Lui, dal Signore, è la luce. Dopo questa esortazione a rivestirsi di luce e dopo le ragioni per lasciarsi illuminare, viene l'esposizione delle conseguenze di questo farsi luce. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Questo camminare dei popoli alla luce avviene mentre ovunque intorno ci sono tenebre e nebbia fitta. Si vede dunque descritto in questa esortazione a illuminarsi, a essere luce, si vede motivato e illustrato nei suoi effetti un processo storico che ha 4 tempi. Il tempo delle tenebre e della nebbia, il tempo della luce del Signore che viene, il tempo dell'essere illuminato e del lasciarsi illuminare da questa luce. E infine, il tempo del cammino dei popoli verso questa luce. Tutto il resto di questa lettura dell'Epifania e anche del più lungo capitolo 60 di Isaia descrive il cammino, la processione dei popoli a questa luce. Questa descrizione è preceduta ancora da un'esortazione. Alza gli occhi intorno e guarda. Poi, per tutto il resto del capitolo, si descrive questa grande processione di popoli.
La lettura di questo brano, del capitolo 60 di Isaia, suscita alcune domande e propone anche alcune riflessioni. Innanzitutto viene da domandarsi chi sia questo tu, che viene qui esortato ad essere luce, a lasciarsi illuminare. Chi sia questo tu a cui è rivolto tutto il brano? Si osservi il versetto 3. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Ecco, questo tu è Gerusalemme. Gerusalemme non nella povertà attuale del tempo in cui veniva pronunciata questa profezia, ma Gerusalemme vista nella sua pienezza futura. È la Gerusalemme sperata, la Gerusalemme che sarà più gloriosa di quella di Davide, più bella di quella ricostruita dopo Babilonia. Qual è dunque questo evento di illuminazione? Questo venire del Signore e brillare del Signore. È il Signore stesso che viene all'uomo, il regno di Dio che viene. È l'incarnazione di Gesù. Nella notte di Natale, la liturgia ambrosiana proclama il prologo del Vangelo di Giovanni. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Questo venire di Gesù, questo evento dell'incarnazione è reso presente, è mostrato, è manifestato. Epifania significa appunto manifestazione in tanti altri eventi della vita di Gesù che la liturgia del 6 gennaio richiama. Innanzitutto la manifestazione di Gesù ai magi, ricordata dal Vangelo secondo Matteo, nella quale leggiamo la nostra chiamata alla fede. Poi altre manifestazioni della vita pubblica di Gesù, come il battesimo al Giordano, con la voce del cielo che lo chiama figlio, nel quale leggiamo il nostro battesimo, che ci fa figli di Dio. Poi l'acqua mutata in vino a Cana e la moltiplicazione dei pani, nei quali leggiamo il vino e il pane dell'Eucarestia. La manifestazione di Gesù continua così nei sacramenti e ci raggiunge nella celebrazione eucaristica. Thank you.
Il secondo interrogativo è circa cosa sia questa processione dei popoli verso la luce. Essa è la conversione che si attua nel mondo a partire dalla luce del regno di Dio e dalla luce che irradia dalla comunità che vive i valori del regno. È la conversione che avrà il suo culmine nella riunione eterna di tutti i popoli presso Dio. Tutto ciò che il profeta dice già ha cominciato a verificarsi nel mistero di Betlemme e dei Magi. Nelle tenebre la luce è venuta nel mondo e ha irradiato lontano, così che alcuni grandi uomini hanno camminato allo splendore della sua gloria e sono venuti portando oro, incenso e mirra, proclamando le glorie del Signore. Questa luce, dunque, è già apparsa, ma tuttavia ci sta ancora davanti. È il futuro di Dio che attrae a sé tutta la storia, momento per momento. Di conseguenza, questo mistero si attua ogni volta che lo Spirito Santo illumina della luce di Cristo qualche realtà umana, esistenza singola, famiglia, società o comunità, fino alla pienezza eterna. Tutto ciò che questo messaggio del profeta invita a considerare con occhio fiducioso il processo storico che l'umanità sta vivendo. Infatti, in esso si riscontrano gli stessi momenti rilevati nel testo biblico. Prima di tutto, il momento delle tenebre e della nebbia, che non mancano nel nostro tempo, non solo fisicamente, ma anche culturalmente e spiritualmente. Non mancano dunque tenebre, nebbia e confusione, quelle già provate, sperimentate, previste dal profeta Esaia. Ma in queste tenebre, dice il profeta, il Signore viene. Il Signore viene oggi, nella sua parola, nella sua Eucarestia, nella grazia dello Spirito Santo. Egli viene e illumina chiunque si lasci illuminare. Viene e verrà. Noi siamo tra coloro che vogliono lasciarsi illuminare, tra coloro che vogliono assumere come vero quel senso dell'esistenza che Gesù trasmette con la sua vita e le sue parole, a cominciare dall'umiltà e dalla semplicità di Betlemme. Anche per noi, dunque, vale l'esortazione «Sii luce». Vale per noi, vale per la nostra Chiesa, vale per ciascuna delle nostre famiglie, per ciascuna delle nostre vite. Alzati, rivestiti di luce. Canta nel fondo oscuro del mar.
Un ulteriore aspetto, forse più speculativo del significato della presenza di Gesù tra gli uomini, lo rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. Questo testo spiega che attraverso Gesù che viene tra gli uomini, noi abbiamo l'intelligenza per conoscere il vero Dio. Possiamo penetrarne il mistero, la verità, l'amore. Penetrando in questo mistero attraverso Gesù che è tra noi, noi penetriamo anche nel mistero del nostro essere, perché noi siamo vita fatta per la verità e per l'amore. Dietro a tutto il nostro essere c'è il nostro desiderio più profondo di verità, di amore, di vita. Possiamo quindi conoscere davvero noi stessi, chi siamo, per che cosa siamo fatti quando conosciamo il vero Dio, vita, verità e amore. Il fatto straordinario è che possiamo conoscerlo non attraverso speculazioni, riflessioni, ma semplicemente guardando Gesù fatto uomo per noi, guardando la vita, l'amore, la verità di Dio manifestati nella vita, nella verità, nell'amore di Gesù. Il Natale, dunque, facendoci conoscere Dio, ci fa conoscere il nostro vero essere, ci fa riscoprire chi siamo, a che cosa siamo chiamati, quali sono le radici fondamentali della nostra esistenza, quelle radici dell'essere che sono alla base di tutto il nostro fare, operare, agire, possedere. Il Vangelo, dunque, dal momento della nascita comincia a presentarci la figura umana di Gesù affinché sia oggetto del nostro ricordo, del nostro pensiero, della nostra memoria, della nostra immaginazione, perché mediante la contemplazione di Lui, Gesù, il Signore, noi conosciamo l'inconoscibile, vediamo l'invisibile, immaginiamo l'inimmaginabile. Cercare altra conoscenza di Dio fuori di questa, dalla carne di Gesù fatto uomo, è giocare pericolosamente di fantasia, rischiare di cadere nell'idolatria e magari di rifiutare un Dio che in realtà è falso, o di conoscere un Dio che non porta la verità del Dio di Gesù. Tutte le lezioni che si possono trarre dal bambino Gesù a Nazareth sono dunque la porta d'ingresso della conoscenza di Dio. E solo così, guardandolo, contemplandolo, noi impareremo a rinnegare l'impietà, cioè tutte le false conoscenze di Dio. Dio conosciuto non come Padre, non come amore, non come misericordia, non come Dio vicino. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. È questa la frase che sta al centro della pagina evangelica, la frase che riassume nella sua brevità ieratica tutto il mistero del Natale. Si provi a pensare a qualche pagina del Vangelo che appaia più concreta. Gesù che piange davanti alla tomba del suo amico Lazzaro. Gesù che accarezza i bambini che vengono portati a lui. Gesù che guarda con tenerezza il giovane ricco che gli chiede che cosa fare per essere perfetto. Gesù che esulta di gioia di fronte alla fede dei piccoli, Gesù che si indigna di fronte alla durezza degli ipocriti, Gesù che è invaso dalla tristezza nel giardino della sua agonia. Gesù che si lascia inchiodare alla croce e muore nella solitudine. Ripensando a pagine del Vangelo molto concrete come queste, è possibile affermare che il mistero di Dio si è fatto lacrime e pianto. Il divino si è fatto carezza e tenerezza. L'assoluto si è fatto esultanza e giubilo. Il santo ha preso la misura e la figura dell'indignazione e della collera. L'inaccessibile ha assunto la veste della tristezza e del dolore. Il trascendente ha preso la forma della debolezza. E l'onnipotente ha assunto la figura della morte in solitudine. Tutto questo tra noi
per noi, in mezzo a noi. Quando si saranno richiamate alla mente così tante pagine concrete del Vangelo che parla del pianto, delle carezze, della tenerezza di Gesù, della sua gioia, della sua indignazione, della sua tristezza, e le si saranno applicate al mistero trascendente e altissimo di Dio, forse si comprenderà un po' meglio che cosa sta dietro alle parole del Vangelo di Giovanni. Il Verbo si fece carne. Si capirà allora qualcosa di più del senso del Natale, cioè di una presenza del divino nella storia concreta di un uomo, di una presenza del mistero di Dio tra noi, del mistero di Dio che prende su di sé le nostre debolezze quotidiane, che condivide la nostra vita, spesso affaticata e stanca, che entra nel mistero della nostra sofferenza e della nostra morte. Questa presenza e condivisione di Dio nelle nostre cose, della nostra vita, non è solo di 2000 anni fa. Questa presenza e condivisione continua e si manifesta anche in questo nostro tempo, oggi, nella notte di Natale, perché Gesù, figlio di Dio e Verbo del Padre, si fa perdono attraverso le parole del perdono della Chiesa, nel sacramento della penitenza. Gesù parla attraverso le parole della Santa Messa. Gesù si fa cibo tra le mani del sacerdote che consacra il pane eucaristico. Gesù viene come nutrimento e come amico del nostro cuore. Dio vuole entrare fino in fondo nella nostra umanità, sempre un po' stanca e opaca. Dio vuole farla partecipe della sua energia divina, la quale attraversa tutti i tempi, penetra nel nostro tempo e ci fa vivere fin da ora l'inizio della pienezza eterna. Thank you.
Ciò che ci è chiesto è semplicemente di riconoscere questa presenza, di aprire le braccia a questa venuta. Allora, ogni Natale è un Natale nuovo, è una nuova offerta di amicizia e di condivisione che Dio fa ad ogni persona umana e a ciascuno. Da parte nostra, allora, ogni atto di accoglienza e poi ogni atto di giustizia, di perdono, di comprensione e di solidarietà è il coronamento naturale della celebrazione del Natale.